C'è un sole bellissimo, giornata da stare fuori, l'una e mezza e mi sono praticamente mezzo svegliato ora, ieri sono andato a letto alle 4, quindi vedete voi. Non so cosa cucinarmi, ho tirato fuori tipo per farmi una piadina, ma vediamo un po' cosa ho. Potrei farlo sicuramente questi pomodori, poi c'è anche del formaggio, volevo un qualcosa di abbastanza leggero, potrei farmi una mozzarella, vediamo cosa ho qua. Potrei farmi delle piadine. Questo non è mio. Pasta con la panna. Quando scade sta panna? Preferibilmente entro agosto. Però il preferibilmente di solito vuol dire che dopo perde un po' di gusto, in verità dura di più. Intanto la tiro fuori e poi scegliamo. Niente ragazzi, alla fine mi faccio delle piadine perché ho del formaggio spalmabile cremoso che mi vergogno ad ammetterlo, ma è scaduto da 5 giorni, quindi lo devo assolutamente mangiare. Era chiuso, quindi dai, un po' ermeticamente qualcosina fa, però non il massimo. Quindi delle piadine light con lo speck light, dei pomodorini che magari ora mi taglio prima che la padella sia rovente. E c'è anche della rucola in frigo che potrei utilizzare e che farò. Ci ho pensato, la piadina non è che faccia troppo male, dai. Cioè, sì, c'è un po' di pane, ma alla fine per il resto è tutta roba safe. Oggi c'è un bel soletto. Vorrei organizzare qualcosa, vediamo chi c'è in The City. Ok, pomodoro. Comunque noi adesso ragazzi dobbiamo solo aspettare che la banca ci dica qualcosa per quanto riguarda l'istruttoria, che è insomma il processo dove la banca si impegna a controllare tutta la documentazione sia mia che del venditore e quindi da lì verrà deciso se dare il voto o meno. Io devo sperare che mi venga dato. Ma rucola? Prezzemolo, ma che cazzo metto là? Prezzemolo valeriana, già meglio. E devo sperare che mi venga dato. Perché sennò è un casino, ragazzi. Il venditore della banca ha già detto che lui è venditore della banca. Olè, compro una banca. Il venditore della casa mi ha già detto chiaro e tondo che lui non ha la minima intenzione di ridarmi il doppio della caparra e che in caso dovrei andare in causa civile contro di lui. E questo vi fa capire il soggetto, quanto insomma sia predisposto nel fare le cose fatte bene e quant'altro. Vabbè, ragazzi, adesso mi mangio le piadine con calma, ci sentiamo dopo. Stiamo facendo una passeggiatina con l'Anelli, siamo usciti per il soletto, anche se questa via è sempre all'ombra. Mannaggia. E niente, devo stare via massimo un'oretta perché poi torno a casa, vado a fare un aperitivo sulle torricelle, perché insomma il soletto là ci dovrebbe essere. In teoria, se tutto va bene, stasera usciamo con il cast e gli altri, e anche se sarò sincero, dopo ieri sera avrei proprio voglia di stare nel chilling più totale con l'Anelli sotto le coperte. Arrivati in centro, continuiamo. Adesso mi piacerebbe andare verso zona Ponte Pietra, perché da lì si sale, si va sulle Torricelle, così almeno mi faccio una passeggiatina anche in salita. Però dipende un pochino tutta dall'Anelli, perché insomma è lei che ora sta mezzo trainando, ma l'entusiasmo potrebbe finire da un momento all'altro, visto che la signorina, come vedete, fa un po' quello che vuole. Niente ragazzi, continuando la passeggiatina ho detto ma sì dai, deviamo e andiamo in un posticino speciale e sono di fronte alla, speriamo, mia futura casa e sono qua che lo osservo e sono già lì che penso, un condizionatore lo posso mettere di là e le piantine le metto di là e lì c'è, entra il sole quindi quella stanza la voglio di quel colore, non so, sai quando inizi a farti i piani in testa.
E niente, è strano vedersela così vicina, così distante. E ovviamente non potrò farvela vedere, solo internamente, da fuori no, perché chiaramente c'è gente pazza al mondo. Niente ragazzi, dai, io sono qua con l'anellina che... Oh, fai vedere. Io sono qua con l'anellina che è, insomma, seduta molto calma. Nelly? Nelly? E così. Ecco, insomma, va bene ragazzi, proseguiamo. Ecco, motivo per non andare in città, ragazzi, è pieno di gente, turisti, queste cose non le sopporto. Cioè, vabbè, però poi la città si blocca, non ci si riesce a muovere. Vabbè che, cioè, non voglio neanche fare il vecchio qua che si lamenta e tutto. Però diciamo che senza turisti si sta molto meglio, decisamente. Anche se come Biasimarli, Verona. Come Biasimarli, Verona è una città così bella, sinceramente, che per forza di cose è pieno zeppo. Però che palle, palle fermi perché la gente è indecisa. Attraverso, non attraverso? Non lo so. Dai, 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 boss. Però ora noi ce la facciamo, ci abbiamo fatta. Mi sono messo le racchette del ping pong in macchina perché, insomma, mi è sempre comodo quando vado in giro, che non si sa mai, trovare un tavolino e qualche amico con entusiasmo, e anche un paio di birrette, e tra un po' si va a fare aperitivo e tutte cose. E niente ragazzi, la passeggiata continua, stiamo uscendo adesso col cast e stiamo, nel senso io, ma con voi come al solito. Niente, vabbè, per dire, esco col cast stasera, venerdì sera, bisogna un pochino festeggiare, ma non farò le notti, le ore piccole, anche perché ho già dato ieri sera e decisamente c'è bisogno di un po' riposarsi, un due, come si suol dire. Fatto sta che tipo prima ero sui Torricelli, no? A fare aperitivo, c'era quella nebbiolina che mi ha fatto intendere che l'inverno sta arrivando, che non è il top. Cioè, positivo, negativo, come al solito, ma diciamo che mi fa venire voglia sempre tisane, maglioni, coperte, divano e quant'altro, però è anche buio. Non lo so ragazzi. Mamma mia, le cose che ragazzi ho fatto ieri. Mille giri, mille cose. Alla fine, dopo, come potete ricordarvi, sono uscito con il cast, ma una certa stanchissimo, non riuscivo a reggermi in piedi. Siamo tornati a casa che era tipo le 11:50, cioè neanche mezzanotte. Sono andato a letto poco dopo e quindi così, così molto, molto tranquillamente. Quindi ragazzi, per farla molto breve, supportatemi se questi video vi piacciono e volete, insomma. Cos'è che ho qua? Mamma mia. Vabbè ragazzi, insoldoti, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se questo tipo di contenuti vi piacciono e ricordatevi che sta a voi, insomma, far crescere questo canale o meno, quindi le interazioni devono essere presenti e quant'altro, e mi fate più che felice, anche perché vabbè, io questa cosa, questo progetto lo faccio comunque, me lo sono promesso e vediamo quanto durerò. Però se mi date una mano almeno sono anche più, non dico motivato, perché la motivazione, basta muoviti, la motivazione c'è sempre, però mi fa più che piacere, ecco, vedere che anche a voi piace. E niente ragazzi, ci vediamo nel video di oggi delle 11.